Buongiorno Ottoliner, oggi con noi David Colantoni, l'intervista la condurrò insieme ad Alessandro e in regia abbiamo Mario Ferdinandi. Oggi di che cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di conflitto in Ucraina e di complesso militare. Lo faremo perché con David Colantoni? Perché ha scritto degli interessantissimi libri e articoli, diciamo, è un po' la sua produzione intellettuale sta approfondendo questo tema, in cui viene a dimostrare come il conflitto tra borghesia e proletariato sia stato gradualmente rimpiazzato dal conflitto tra borghesia ed una terza classe, quella militare. Ma partiamo con lui subito sull'attualità. Abbiamo visto di recente diciamo, l'intercettazione di una conversazione tra vertici militari tedeschi in cui si parlava di rifornire dei Taurus, l'esercito ucraino, insomma, si elaboravano vari piani, vari escamotage per rifornire l'Ucraina di questi missili per bombardare anche bersagli civili, tra cui un ponte, insomma, in Crimea. Ecco, la domanda che ti faccio è: sappiamo che invece il governo tedesco, nello specifico il cancelliere, non era proprio di questo avviso, anzi era molto tiepido, per non dire freddo, al riguardo. E pensi che questo in piccolo sia una dimostrazione della tua tesi del conflitto tra borghesia e terza classe, appunto classe militare? Allora, innanzitutto saluto tutti gli Ottoliner che ci seguiranno in questa puntata e ti ringrazio di questa introduzione che hai fatto ottima e anche di questa domanda che è assolutamente pertinente. Sì, assolutamente penso che questo sia uno di quei esempi proprio paradigmatici di un disaccoppiamento molto importante e con potenziali conseguenze tragiche. Tra quello che nel dibattito americano è il controllo civile contrapposto alla military effectiveness, ovvero sia i militari che pensano che i civili non solo non debbano, diciamo, prendere delle decisioni di politica estera, ma che siano addirittura di impaccio alla efficienza militare, quindi la military effectiveness, che viene utilizzata un po' come una specie di piede di porco ideologico, una leva, per scardinare l'assetto di matrice illuministica, per cui sono i civili che controllano in maniera totale quello che dovrebbe essere soltanto uno strumento, no? E che invece via via si è andato costituendo, poi adesso vedremo come un potere a sé stante, un quarto potere alieno nello Stato, cioè il potere militare. Quindi in questa situazione in cui abbiamo avuto un'intercettazione di questo genere fra alti vertici militari che discutevano praticamente sulla possibilità di compiere un attacco con i missili Taurus a insaputa della cancelleria tedesca, e questo proprio ci fa vedere proprio in maniera empirica, direbbe il nostro amico Orsini, una situazione del genere. E questa situazione, diciamo, ricorda moltissimo, ecco, prima di dire, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i militari spingono avanti delle situazioni che poi la politica civile, che non li controlla più, è costretta a inseguire perché si ritrova di fronte al fatto compiuto. L'intercettazione potrebbe essere un'intercettazione, ma potrebbe essere anche una false flag. In che senso? Potrebbe essere un'intercettazione voluta dai militari proprio per fare un pochettino quel gioco che si chiama della strategia della tensione, che non si fa soltanto nelle manifestazioni dove ci sono degli agenti infiltrati che si camuffano da manifestanti per innalzare il livello dello scontro e quindi dare il via alla repressione dello Stato, ma avvengono anche a livello di tensioni geopolitiche internazionali. Voglio riportare due esempi molto eclatanti di una cosa del genere avvenuti. Durante la crisi dei missili di Cuba ci fu un caso simile, molto più grave, ma che lo ricorda, per cui il generale Power, che era il comandante dello Strategic Air Command, che praticamente era un comando aereo che aveva sempre in volo i bombardieri strategici nucleari, che non si posavano mai a terra, c'erano sempre un turnover di questi bombardieri strategici con le armi nucleari. Ecco, durante la crisi dei missili di Cuba, questo generale Power, scavalcando Kennedy, cosa fece?
ordinò praticamente di passare a DEFCON 2. DEFCON è l'ordine di ingaggio della eventuale battaglia nucleare, sono 5 livelli. Il DEFCON 2 è quello immediatamente precedente alla guerra nucleare in corso. Diede l'ordine di passare a questo livello in chiaro, in maniera tale che i russi potessero ascoltarlo. Perché fece questo? Perché era un pazzo, riconosciuto dalla storia, che voleva assolutamente un confronto nucleare con l'Unione Sovietica, perché era assolutamente convinto di poterlo vincere. E diciamo, rischiò di scatenare una reazione, quindi un'escalation nucleare. Lui è ricordato per una frase celebre, disse: non importa se faremo una battaglia nucleare, l'importante se muoiono tutti i sovietici e ne rimane uno solo e rimangono solo due americani, allora per noi abbiamo vinto, no? Al che uno della Rand gli disse: beh, assicurati che siano almeno un maschio e una femmina, no? Per metterlo fuori ordine, per metterlo fuori gioco. Un altro evento simile di generali che scavalcano i politici è stato con MacArthur durante la guerra di Corea. MacArthur cosa fece? Quando i cinesi intervennero nella guerra di Corea, disse, ai cinesi, intimò i cinesi di arrendersi o lo avrebbero fatto in ginocchio, scavalcando completamente il presidente Truman, il quale dovette destituire MacArthur. Questo per far capire che questo disaccoppiamento tra questo potere militare alieno che si è creato a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in poi e controllo civile ha una lunghissima storia. E questa cosa dei Taurus rientra esattamente in questo paradigma, in questa struttura. Ale, Chiaro, ho vai. concluso la prima risposta. Sì, no, a me sembra una prospettiva interessantissima e soprattutto anche molto originale. È un qualcosa di cui solitamente non si parla e sinceramente ho letto solo nei tuoi articoli e nei tuoi testi. Quindi, Grazie. dovessimo in qualche modo attualizzare quanto stai dicendo, anche per far capire meglio a chi ci ascolta, e attraverso questa lente, attraverso questa chiave di lettura, leggere quanto è accaduto in Ucraina, non solo recentemente, ma quanto è accaduto in Ucraina, diciamo, paradossalmente negli ultimi anni, ecco te come, in che modo attraverso questo metodo leggeresti i recenti fatti storici? Ok, esattamente. Dunque, uno dei tre libri di cui sono autore che riguardano questi temi, che non è ancora uscito, ma uscirà ad aprile per Arianna Editrice, si intitola L'ascesa della classe militare, Le mani del Pentagono sulla storia, quando l'Ucraina invase l'Iraq. Ok, attenzione. Questo perché? Perché proprio, ecco qui, grazie, perché proprio noi abbiamo in questo caso proprio questo processo di autonomia strategica politica del potere militare che, diciamo, in Ucraina ha proprio, diciamo, ha compiuto proprio un oltrepassamento delle linee rosse, no? Cioè noi in Ucraina, allo scioglimento dell'Unione Sovietica, abbiamo un intervento del Pentagono in Ucraina immediato nel 1992. In questo libro che uscirà ad aprile, io ho scovato un documento molto importante di un colonnello ucraino che si chiama Polyakov, che è praticamente un documento che racconta il processo di interoperabilità militare fra le forze militari ucraine e le forze militari del Pentagono, le forze americane e il Pentagono, no? Che io definisco come centro, come reale e concreto centro decisionale occidentale ormai, principale, no? Per cui che cosa è successo? Che dagli anni 90 in poi il Pentagono è arrivato a gamba tesa in Ucraina e ha cominciato a inondare letteralmente di un fiume di milioni di dollari le gerarchie militari ucraine. Tenete conto che un colonnello ucraino negli anni 90 prendeva 200-300 grivne, cioè non arrivava a uno stipendio di 100 dollari, ok? Cosa significa? Significa che quando arrivava al Pentagono e cominciava a dare 35 milioni di dollari soltanto per far studiare l'inglese agli ufficiali,
o quando finanziava, cominciava a fare a organizzare i primi addestramenti per peacekeeping, dando altri 50-60 milioni, in questa struttura militare poverissima, sovietica, ex sovietica, gli sconfitti della storia, no? Questo fiume immenso di soldi ovviamente va a clientelizzare l'esercito ucraino al Pentagono. E quindi noi vediamo come praticamente, ovviamente adesso non rifaccio tutta la ricostruzione perché sarebbe troppo lunga, però noi abbiamo proprio una prova di come il Pentagono abbia assolutamente messo le mani nello Stato ucraino fin dagli anni 90, non dal 2014. Non dal 2008, ma dal 1992. Questa cosa qui si è resa possibile per il Pentagono, perché il Pentagono è diventato a tutti gli effetti un centro parallelo di redistribuzione della ricchezza nazionale affiancato allo Stato federale. Cosa che non dovrebbe essere assolutamente possibile, perché i padri fondatori americani, quando diciamo, idearono la struttura dello Stato americano, pensarono e teorizzarono assolutamente un esercito che doveva essere assolutamente politicamente debole. E per fare questo, diciamo, essi ebbero l'idea di controllare quello che chiamavano il potere della spada con i lacci della borsa. Quindi un finanziamento biannuale, un controllo molto stretto dei finanziamenti, che però venne meno a un certo punto della storia americana, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, appunto, perché i militari dopo la Seconda Guerra Mondiale in America divennero un gruppo sociale, i militari allora professionali, parliamo solo degli ufficiali, c'era ancora l'esercito di leva. Divennero un gruppo molto importante che il sociologo americano Charles Wright Mills definì come il gruppo che era passato dall'ultima posizione diciamo, nella costituzione delle élite del potere americano, dall'essere l'ultima ruota del carro ad essere al vertice di questa composizione. Questo perché durante la Seconda Guerra Mondiale i militari ovviamente ottengono quella che dal punto di vista della storia romana potremmo definire la magistratura della dittatura, nel senso ottengono un potere straordinario. E cosa succede? Di cosa si rende conto questo sociologo americano? Si rende conto che i vertici industriali americani si fondono alle alte gerarchie del Pentagono. Faccio un esempio famosissimo, non so, il polo chimico americano DuPont, quando non la Polaroid, che diventa una industria che crea gli obiettivi per i puntamenti, per i bombardamenti e quant'altro, no? Quindi cosa succede? Che in tutte le aziende americane, piano piano, nei consigli di amministrazione va a sedere un generale o un colonnello, tanto più che in quegli Davide, anni, sì, perdonami dimmi. se ti faccio una domanda, mi sposto poco più in là negli anni, Sì, però no, solo bravo, bravo. per inquadrare meglio. Per intenderci, no? Quindi tu fai riferimento a quello che poi Eisenhower nel suo discorso di addio alla presidenza chiama il complesso militare industriale, cioè tu parli di uno stretto rapporto, anche lo stavi dicendo ora, no? Il discorso che appunto poi i militari iniziano a sedere nei consigli d'amministrazione piuttosto che appunto Assolutamente, nei posti assolutamente. istituzionali. Ecco, la domanda che però ti faccio è, perché questo cioè, è la domanda un po' che mi è venuta leggendo alcuni dei tuoi articoli, tu giustamente vai a qualificare la questione dicendo c'è questa classe militare che passa da diciamo, dalle ultime posizioni, dalle posizioni più basse, e lentamente il potere militare va a salire nella piramide sociale. Ecco, la domanda che ti Sì, faccio è, ma non ancora. Sì. No, dimmi, dimmi. dimmi, quando parli di classe, fai riferimento all'esercito in toto? Perché io avevo interpretato la cosa come riferimento Esatto, agli eserciti esatto, privati, cioè ai esatto. mercenari che Allora, arrivano dopo. Ah, spiegati esatto, ad oggi, meglio, scusa, ti esatto. lascio No, no, no. parlare. Diciamo che c'è uno step storico. Diciamo che la Seconda Guerra Mondiale crea una. Allora, facciamo così, diamo le coordinate storiche dell'evento, del nostro evento. Le coordinate storiche del nostro evento in cui noi agiamo, in cui noi oggi stiamo parlando, è il sistema mondo nato con la rivoluzione francese, no? Sancito dalla rivoluzione francese, parliamo di illuminismo, ok? Dove
La Bo scende al potere e sconfigge l'aristocrazia, che è una classe militare. Ok? Quindi si creano gli eserciti nazionali di cittadini. Cittadini che vanno a prestare servizio militare. Quindi scompaiono gli eserciti mercenari tipici dell'aristocrazia feudale e compaiono gli eserciti dello Stato-nazione illuminista. Ok? La seconda guerra mondiale, per questo fino al dal XVIII secolo in poi i civili iniziano a controllare i militari, cosa che non è mai successa nella storia, perché alle spalle noi abbiamo l'antichità classica, il Medioevo, dove sono sempre i guerrieri che comandano, no? Invece, arrivate alla Rivoluzione francese, finalmente questi guerrieri vengono messi, diciamo, sotto controllo dai civili, dalla borghesia, da coloro che producono, da coloro che lavorano, ok? Grazie alla loro ricchezza, grazie al loro ingegno. Con la Seconda Guerra Mondiale, questo sistema mondo subisce uno stress, un trauma con la Prima e con la Seconda Guerra Mondiale insieme. E questi militari, che fino alla Seconda Guerra Mondiale, dal XVIII secolo in poi, erano stati strettamente controllati dal potere civile, ridiventano assolutamente importanti e riacquistano delle quote di potere. Allora, quando io parlo di classe militare, ci arriviamo un attimo, perché prima di questo c'è un ceto militare negli anni 50, che sono quel piccolo ceto di militari professionali, ma la classe sociale militare si crea quando negli anni 60, tra gli anni 60 e gli anni 70, prima in Inghilterra nel 63 e alla fine della guerra del Vietnam nel 73 negli Stati Uniti, viene interamente professionalizzato questi due eserciti anglo-americani, che sono gli eserciti egemoni, diciamo, della storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi fanno da paradigma occidentale. Quindi nel momento in cui si crea un esercito interamente professionale, cosa che avviene sotto l'amministrazione Nixon, noi abbiamo de facto la creazione di una classe sociale. Quindi, in questo senso, classe sociale a partire dagli anni 70, cioè tutto l'esercito professionale. Poi questa professionalizzazione subisce una fase di internazionalizzazione, un po' come per l'internazionalizzazione del comunismo, se vuoi, che si propaga attraverso i partiti comunisti delle altre nazioni. E quindi noi abbiamo che nei primi 10-20 anni, nei primi anni 10 del XXI secolo, si professionalizzano anche tutti gli altri eserciti europei, tranne pochissimi, e quindi questa classe sociale che io chiamo classe armata, perché i suoi strumenti sono le armi da guerra della nazione, diventa una classe occidentale che intrinsecamente, automaticamente, in maniera immanente, senza doverci pensare sopra, anela al dominio della storia, perché è tipico delle classi sociali anelare al dominio o all'egemonia gramsciana della storia. Hai capito? Ma Mi sono spiegato questa cosa? in che rapporto Chiaro. sta oggi, diciamo, questa anche capacità di questa classe sociale, quindi di imporre una propria agenda politica, no? Soprattutto a livello internazionale, ma anche quindi di politica interna, immagino, perché se te parli di ridistribuzione della ricchezza, diciamo, è una classe sociale che ha tutto Certo. l'interesse ad accentrare, no? Anche in termini di politiche fiscali, eccetera, eccetera, la ricchezza nelle proprie mani. Ecco, ma in che rapporto sociale sta questa classe, ad esempio, negli Stati Uniti, che è comunque il fulcro, come dicevi, no? Di questo potere, con le cosiddette oligarchie finanziarie ed economiche, no? Spesso si fanno i gruppi, i nomi di Vanguard, BlackRock, eccetera, eccetera. Cioè, sono la stessa cosa, nel senso c'è una totale, diciamo, si intersecano come poteri, sono poteri invece concorrenti, sono poteri che alla fine hanno gli stessi, in questa fase hanno gli stessi interessi, cioè come, in che rapporto stanno, ecco. Ok, ottima domanda, perché è una domanda molto importante, perché ovviamente la maggior parte del dibattito internazionale attribuisce invece la guida, la direzione di tutto quello che sta succedendo proprio a questa entità di cui sta dicendo. Ecco, diciamo una cosa, allora diciamo una cosa, che la borghesia, il capitalismo, ha bisogno di mercato, no? Il primato dell'individuo nel mondo illuminista non viene perché i borghesi sono buoni, i borghesi sono stronzissimi.
I borghesi hanno fatto l'imperialismo, non hanno assolutamente morale, non sono migliori dei guerrieri, sono anche loro molto feroci, no? Però hanno bisogno di una cosa per funzionare, cioè hanno bisogno a livello sociale, per esempio, di individui, tra virgolette, parzialmente liberi, cioè abbastanza liberi da essere proprietari di una proprietà privata. Altrimenti il paradigma, diciamo, del capitalismo non funziona. Allora, cosa succede? Come questa struttura per cui la borghesia ha bisogno di una società di liberi perché è la condizio sine qua non allo scambio economico, no? Quando noi andiamo a comprare qualcosa, se non siamo liberi di possedere del denaro, non possiamo assolutamente comprare nulla. Gli schiavi non possono entrare in un discorso di economia, no? Anche se poi, diciamo, la schiavitù torna in altre forme e quant'altro, cioè c'è una gerarchia e quello che vuoi, no? Questa cosa come si, diciamo, proietta su strutture più grandi? Beh, per esempio in America questa struttura, questa necessità di avere tanti soggetti che partecipano al mercato, tu ce l'hai nell'antitrust, ok? Quindi i cartelli in America sono stati vietati. Perché sono stati vietati? Perché i grandi monopoli finanziari riproducono la struttura del capitalismo. Non a caso è uscito da pochissimo un libro di Varoufakis che teorizza la morte del capitalismo e parla di tecnofeudalesimo, no? Proprio perché viene meno, diciamo, questa pluralità dei soggetti. Ma questa pluralità dei soggetti che diminuisce, ovvero sia l'emersione di entità come l'hai chiamato tu, la BlackRock o altri simili, no? Che cosa fanno? Distruggono l'orizzonte, distruggono la distribuzione orizzontale della ricchezza, no? Quindi un capitalismo, diciamo, bastevolmente orizzontale a far muovere un mercato e lo fanno diventare un capitalismo verticale, con pochi soggetti che acquisiscono sempre più quote di quella ricchezza che prima era distribuita come le fiche da gioco, no? A un tavolo da gioco. Tu devi dare le fiche a tanti giocatori per avere un gioco, no? Se tu le fiche le dai soltanto a due persone, non esiste più un gioco. Come avviene questo? Cosa può giustificare dal punto di vista storico-materialistico una degenerazione tale del capitalismo? Beh, semplicemente il fatto che c'è che un motore superiore al capitalismo stesso si è messo in moto nella storia occidentale e ha determinato una mutazione genetica maligna del capitalismo classico prima che questo motore si fosse messo in atto. Quindi la risposta è che il capitalismo odierno, mutato geneticamente, divenuto tossico proprio in virtù di questi emboli, no? Di questi coaguli di capitale che non lo fanno diventare fluido, ma lo condensano nelle mani di pochi, è determinato dal fatto che il capitalismo è diventato ausiliario di questa nuova classe sociale che, non lo dico io, ma lo diceva negli anni 70 Samuel Melman, un professore di ingegneria industriale che ha scritto un importantissimo testo su quale diciamo, si fondano le mie ricerche, che è Capitalismo Militare, per cui questa nuova struttura, diciamo, non lavora tanto sull'accumulo di capitale, di plusvalore di denaro, ma lavora sull'accumulo di potere decisionale. È un'altra struttura, è un altro paradigma. Cioè, ai militari il denaro serve per comprare il potere, non serve per fare altro denaro come ai capitalisti, ok? Quindi il capitalismo diventa una sorta di bancomat di questa nuova classe sociale, la quale lo fa diventare mezzadro in qualche modo della società capitalista ormai diventata qualcos'altro, ok? E quindi diventa un capitalismo assolutamente tossico, no? Che fa parte di questo sistema, ma non determina più il potere. Tanto è vero, se mi permettete, che nel 2017 la Federal Reserve si rende conto che qualcosa sta sfuggendo di mano al capitalismo. E nel 2017 due economisti della Federal Reserve che si chiamano Iacoviello e Caldara, italiani, che però,
cervelli fugiti, diciamo, progettano, ideano, non saprei sfuggire adesso l'accento, progettano uno strumento ermeneutico che si chiama indice di rischio geopolitico. E cosa dicono in questo indice di rischio geopolitico? Cosa analizzano? Beh, dicono che forze esogene all'economia stanno determinando l'andamento del mondo e che l'economia non è più in grado di controllare queste forze esogene, che loro chiamano rischio geopolitico. Ok? Allora il paradosso è evidente. Se il capitalismo è il motore dominante della storia, e questo capitalismo ha uno strumento militare che è il più potente mai esistito sulla storia, ovvero sia la favolosa armata occidentale, America e Europa. Allora, questo capitalismo, al contrario, dovrebbe assolutamente essere in grado di controllare queste forze esogene. Se queste forze esogene invece, diciamo, sfuggono al controllo del capitalismo, vuol dire che qualcosa non funziona. La risposta è questa: che il suo strumento militare non è più uno strumento nelle sue mani, agisce in maniera latente perché il capitalismo non è ermeneuticamente consapevole, ed è proprio questo strumento militare, quella forza esogena, che distrugge l'ordine di cui i mercati hanno bisogno. Senti Davide, una domanda, ma quindi tu parli di questa contraddizione all'interno del sistema occidentale. Per quanto invece riguarda Cina e Russia, secondo te assistiamo ad un fenomeno analogo? Cioè, ad esempio, l'episodio della Wagner è riconducibile a un fenomeno di questo tipo, per intenderci? Oppure, secondo te, lì sono in corso altre dinamiche, ci sono altre contraddizioni? Ti ringrazio di questa domanda che definisco semplicemente splendida, perché è proprio, diciamo, la prova del 9, no? La guerra fredda si presta a una metafora molto importante, diciamo, che è quella dello scambio entropico, ok? Fra Occidente e, in questo caso, Unione Sovietica. Unione Sovietica, ovviamente, comprende l'Eurasia, no? Ecco, che cosa succede? Che con la guerra fredda praticamente avviene un processo per cui la borghesia capitalista che combatte contro la classe operaia sovietica, perché la guerra fredda è sia uno scontro fra imperi, ma è soprattutto uno scontro di classe, no? Perché la rivoluzione d'ottobre crea l'impero sovietico, quindi è il proletariato che vuole estendere la dittatura del proletariato a tutto il mondo e quindi sconfiggere la borghesia capitalista. Che cosa succede? Che la borghesia capitalista, di fronte a questa fenomenale avanzata della classe operaia, chiede aiuto alla forza militare, okay? Quindi dà il potere a questi militari. Quindi cosa succede? Succede una cosa interessante, allargo un po' perché è importante. Succede che a un certo punto, nel 1950, viene firmato un documento segreto che verrà desegretato soltanto 25 anni dopo da Kissinger. Questo documento si chiama National Security Council numero 68. Viene firmato il 12 aprile del 1950 fra Truman, il presidente Truman, e lo Stato Maggiore del Pentagono. La cosa interessante è che questo documento viene assolutamente nascosto al Congresso. È un patto tra questo potere militare emergente, che si costituisce come quarto potere alieno, e il capo del potere esecutivo, nemmeno tutto l'apparato del potere esecutivo. In questo importantissimo documento, che per 25 anni agisce sulla società americana senza che la società americana ne sia consapevole e quindi potesse prenderne le misure per difendersene, i militari cosa dicono a Truman in questo documento? Dicono: guarda, noi ci stiamo scontrando con l'Unione Sovietica, e il nostro vulnus nei confronti dell'Unione Sovietica è questo: noi siamo una democrazia,
I nostri processi decisionali sono estremamente farraginosi, i passaggi sono tanti, la Camera, il Senato, la pubblica opinione, i giornali e quant'altro. Per prendere una decisione militare, noi abbiamo a queste condizioni bisogno di un'enorme quantità di tempo, mentre l'Unione Sovietica è una dittatura e nell'arco di uno schiocco di dita può prendere delle decisioni strategiche per cui noi domani ci troviamo, non so, con un first strike nucleare mentre noi siamo ancora in congresso, no? Questa era la scusa ideologica. Allora cosa chiedono questi militari? Chiedono praticamente, se uno va a leggere il testo, di sovietizzare lo Stato federale americano in maniera segreta per quanto riguardava tutti i processi, decisionali militari. E quindi che cosa succede? Succede che nel corso di questa estenuante guerra fredda, che finirà soltanto nel 1989 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli apparati americani, quello che noi chiamiamo il Deep State, il rapporto tra il potere militare, le agenzie e i poteri dello Stato, quindi il legislativo, l'esecutivo e giudiziario si alterano senza che questi poteri ne fossero consapevoli perché l'esecutivo aveva dato essi carta libera di fare queste cose. Quindi cosa succede? Che noi diventiamo sovietici senza saperlo, cioè acquisiamo delle strutture appunto che poi portano a questo potere militare che prende in mano il controllo della politica estera americana, e questo lo scriveva John Kenneth Galbraith negli anni 70 in un libro che si chiama Il potere dei militari. Mentre che cosa succede in Unione Sovietica grazie a questo scambio entropico? Che in Unione Sovietica, Russia e quant'altro, nascono col crollo dell'Unione Sovietica, nascono delle neoborghesie, cioè loro diventano ciò che noi fummo, ok? E si attivano delle neoborghesie sia in Russia sia in Cina. Ovviamente queste neoborghesie assumono delle caratteristiche diverse perché vanno a ibridarsi con i sistemi politici che le hanno preceduti. Guardiamo al comunismo, il capitalismo cinese controllato dal Partito Comunista proprio per evitare la debacle, sovietica, no? Sulla falsariga di quella debacle, mentre invece, la borghesia russa completamente, assimilata a quella americana occidentale. Tanto è vero che c'è stata l'intervista di Tucker Carlson recentemente a Putin, e Putin a un certo punto ricorda a Tucker Carlson un momento e gli dice: noi, vi abbiamo detto, siamo diventati borghesi come voi, non esiste più la direzione del Partito Comunista, fateci entrare, assimilateci, no? Questo lo dice Putin, e Tucker Carlson in altri momenti gli dice: ripete, come mai che è fallita la fine della guerra fredda? Come mai che non è avvenuta l'assimilazione della Russia? No? Ecco, quindi che cosa sta succedendo? Tornando alla tua domanda, esattamente questo. E l'abbiamo visto con Prigozhin. Io ero a Mosca, io attualmente sono a Mosca, io vivo a Mosca fondamentalmente, e durante la marcia di Prigozhin ero a Mosca. Stavamo attendendo lo sviluppo degli esiti e lì abbiamo visto esattamente questa cosa. Abbiamo visto una cosa, abbiamo visto che il processo mimetico per cui in Russia si è creata una military private company, no? Ha portato a una crisi di centro decisionale tale per cui il potere esecutivo russo ha dovuto immediatamente scioglierla. Ok? Perché l'ha dovuta attualmente assorbire all'interno delle forze armate, proprio perché hanno perfettamente capito che questo è un momento in cui in Russia, grazie all'attacco occidentale, cioè al movimento di questo potere militare occidentale, potrebbe venire su qualcosa di molto simile, perché succede questo quando ci sono questi scontri. Come si chiama? Melman chiamava queste cose antagonismo cooperante, no? Cioè, nel senso che se tu hai una classe militare in Occidente che attacca lo sviluppo borghese, faccio esempio, russo, cosa succede? Che la Russia deve produrre degli anticorpi per contrastare questa aggressione di questo potere militare occidentale e quindi deve dare modo a un potere militare in Russia di
fare la stessa cosa. Infatti, la Russia, a discapito del proprio sviluppo, è costretta in questo momento a entrare in un regime di quasi economia di guerra. Ok? Questo, quindi ti rispondo così. Ma quindi mi stavo chiedendo, cioè concretamente noi dobbiamo aspettarci che in questo momento le persone al vertice della gerarchia militare in America, ad esempio generali, non so, sono le stesse persone che troviamo al vertice per dire dei grandi consigli di amministrazione, delle grandi multinazionali e in generale di quelle appunto delle oligarchie finanziarie. E questa era un po' la domanda, no? E, la prima domanda. La seconda era questa, cioè, quindi quelle tre prefiguri è una sostanziale lotta intestina all'interno degli stati tra la borghesia e questa classe sociale che quindi ha sostituito lo scenario precedente in cui lo scontro era tra proletariato e borghesia ed è una lotta quindi che però sostanzialmente ha trasformato anche la struttura stessa del capitalismo, che forse quindi non è più nemmeno definibile capitalistica perché ragiona secondo delle logiche che sono anche antieconomiche, ma puramente imperialistiche, immagino. Cioè, questa classe sociale militare statunitense non ragiona in termini di profitto e di accumulazione del capitale, ma ragiona in termini puramente imperialistici di aumento della sfera di influenza. E però non è, cioè, questa stessa logica imperialistica, perché non potrebbe essere semplicemente il frutto dell'agenda politica invece della Casa Bianca e in generale della classe politica vecchio stampo? Cioè, nel senso, potrei tranquillamente immaginarmi che quest'idea, cioè l'idea di tirar su un impero, mantenerlo ed espanderlo, non c'è bisogno di una classe militare a tirarla fuori, ma già anche la vecchia classe politica, le vecchie classi politiche hanno sempre un po' avuto questa ambizione di potere. Ecco, allora non so se insomma, se sono stato chiaro. No, no, se è stato chiaro, solo che hai messo a fuoco un bel po' di carne. Chiaro, chiaro, chiaro. Hai messo, diciamo, hai allineato due o tre punti strategici non indifferenti. Allora, il discorso è questo. Innanzitutto, non è un progetto. L'avvento di questo potere militare, di questa classe sociale, che ho chiamato classe armata, cioè quindi composta da tutti gli eserciti professionali che hanno dei bisogni, come qualsiasi classe, hanno un bisogno di riproduzione, no? La borghesia si riproduce facendo il mercato, questa classe si riproduce attraverso, un prelievo parassitario, del capitale, no? Lo diceva anche Assange, lo aveva intuito Assange, probabilmente ci sarebbe arrivato in termini molto più brillanti dei miei se fosse stato fra di noi ancora oggi. Nel 2011 Assange ha detto una cosa importante in una intervista, ha detto: non possiamo pensare che i più potenti eserciti della Terra, America e Europa, non siano stati in grado di sconfiggere il paese più povero della Terra, Afghanistan. È assolutamente irrazionale e impensabile. Questa cosa, disse Assange, manifesta soltanto la cattiva fede degli eserciti occidentali, i quali non sono assolutamente interessati, e gli disse, a vincere una guerra, ma a mantenerla all'infinito, perché all'interno di questo conflitto spostano una immensa quantità di capitali in zone, lui disse, extra tassazione, che vanno a nutrire, disse una cosa molto interessante, le elite sovranazionali della sicurezza, cioè quindi elite che si arricchiscono sia nel senso di potere che di denaro, non più sul profitto, sulla finanza speculativa, no? Ma sui denari che girano motivati da questioni di sicurezza. Questo disse Assange. Dopodiché Assange è scomparso dalla sfera pubblica e non ha potuto sviluppare questa sua lucidissima intuizione, no? Ora, questa classe sociale si riproduce attraverso un prelievo parassitario, ok? È una classe che non fa lavoro produttivo, anzi fa lavoro distruttivo addirittura, un po' al contrario, no? Quindi il suo interesse, e questo lo diceva Melman in questo famoso libro Capitalismo Militare, lui diceva:
casse del Pentagono non temono il fallimento come il capitalismo. Il capitalismo è il rischio di impresa. Tu metti un capitale, fai un investimento, ti può andare bene, ti può andare male. Se perdi il tuo investimento, il rischio di impresa, tu perdi il capitale, sei a zero, cambi mestiere per fare il barista. Dice, i militari sono invece liberi di fallire continuamente i loro investimenti, no? Che loro fanno. Perché? Perché la loro borsa, la loro cornucopia, miracolosamente si riempie ogni anno fiscale di una quota non solo uguale a quella che hanno bruciato in guerre inutili o in produzione di sistemi d'arma che magari sono inefficaci o i cui costi sono triplicati, ma addirittura maggiore. Anzi, dice, più i militari spendono, bruciano denari, più ne possono chiedere. Ti faccio un esempio storico famoso. Donald Rumsfeld, che era il segretario della difesa, a un certo punto disse, non mi ricordo se era 2001 2000, o 2000, non mi ricordo l'anno, ma disse, devo darvi la notizia che il Pentagono ha perso la contabilità di 2.300 miliardi di dollari, 2 trilioni di dollari, cioè sono più del PIL dell'Italia di un anno, no? Ecco, ti faccio un esempio. Quindi, questa classe sociale ha bisogno di semplicemente di una cosa, di un enorme disordine internazionale che insegue, non in maniera, diciamo, facciamo questi, lo insegue in maniera automatica, cioè nel senso che qualsiasi situazione che produce caos, disordine internazionale, risulta essa favorevole perché aumenta l'insicurezza geopolitica e questa classe può andare a chiedere denari. Denari in nome della sicurezza. È un po' come la mafia, no? La mafia cosa fa per farsi dare il pizzo? La notte va a mettere le bombe ai negozi, la mattina dopo si presenta in doppio petto e dice ai negozianti: qui è pericoloso, ci date dei soldi, noi vi garantiamo che nessuno vi metterà più una bomba, state tranquilli. Questo è quello che fa il Pentagono, praticamente. Questo è quello che fa questa classe per vivere. Quindi, questo è il discorso, diciamo, del processo, no? Quindi, ora, questa è la prima domanda, però beh, poi mi hai fatto altre due o tre domande, adesso No, 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 allora senti, magari torna un attimo, sì, perché sennò mi dico. per chiudere inizialmente, magari potremmo tornare su quello che dicevo. Quindi, sì, diciamo, hai parlato di questa lotta, di questo conflitto intestino. Ecco, sì, mi chiedevo se quindi, se poi andassimo a vedere nel dettaglio le personalità che stanno oggi in qualche modo alla gerarchia, in cima alla gerarchia dell'esercito e in cima alla gerarchia di questi complessi militari, no, di questi complessi anche industriali e finanziari, dovremmo sostanzialmente trovare le stesse persone o comunque lo stesso giro. No, assolutamente no. Assolutamente no. È come tu a dire, c'è il signore feudale e il mezzadro che poi, oppure c'hai il signorotto. Sai come era organizzato l'impero feudale? Imperatore, vassalli, valvassori, valvassini. No, cioè non è che l'imperatore è anche il valvassore o il valvassino. Diciamo che il capitalismo, questi sono dei feudi, qui ci sono i valvassori, i feudatari che fanno riferimento al potere imperiale di questa nuova classe. Vorrei fare una chiusura finale su questa cosa per chiarire una cosa, per far capire proprio l'evidenza di questa cosa. Sulle spese militari, no? Andare al momento attuale. In questo momento, che cosa ci stanno dicendo da tutte le parti? Ci stanno dicendo che l'Occidente non è assolutamente in grado di eguagliare la produzione bellica russa. Allora, ecco, in questa dichiarazione c'è proprio uno snodo fondamentale. Questa notizia che noi non siamo in grado di eguagliare la produzione militare nel senso di armi della Russia e quindi ci stanno chiedendo un impegno maggiore, io la definisco un'informazione quantica, non è più un bit vero o falso, ma è un quanto. Ovvero è vero e falso allo stesso tempo. Perché? Allora, al momento della deflagrazione del conflitto russo-ucraino, NATO-Russia,
le spese militari russe erano circa un po' più di 60 miliardi di dollari. Le spese militari occidentali dell'area NATO erano di 1.500 miliardi di dollari. 60 miliardi di dollari sta in 1.500 miliardi, credo qualcosa come 24 o 25 volte, no? Quindi noi abbiamo in quel momento l'Occidente collettivo aveva una spesa militare rispetto alla Russia 25 volte maggiore e questa cosa va avanti da diversi decenni, no? Questo gap. Ok, ecco, allora la domanda è questa: come è possibile che abbiamo una spesa 25 volte superiore a quella russa e che oggi ci dicono che la nostra industria militare non è in grado di sopperire la cosa? Allora la notizia è falsa, in quanto l'evidenza della maggiore quantità di spesa militare occidentale cosa ci dice? Ci dice che noi dovremmo avere tutto 25 volte di più della Russia, arsenali, capacità logistiche e quant'altro, no? La notizia invece è vera perché noi abbiamo il problema di come vengono, cioè di cosa ci hanno fatto i nostri militari con questi soldi. Ecco, qui la domanda è interessante, no? E ci fa capire tutto. Noi, è vero perché la spesa militare occidentale è divisa in tre voci. Investimento, vi ho mandato una foto, poi se la vuoi mandare, è quella ripartizione percentuale delle funzioni difesa. Noi abbiamo investimenti, esercizi e personale, no? Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che in Italia, io qui ho un grafico del 2016, la spesa militare italiana era assorbita per il 74% dal personale, dagli stipendi. Quindi è vero che noi abbiamo 25 volte di più la nostra spesa militare rispetto alla Russia, ma è vero che noi abbiamo una spesa militare che i militari, eccola qua, hanno utilizzato fondamentalmente per due cose: per pagare se stessi, ok? E poi ti dico anche una cosa che qui non c'è nel grafico, un'altra cosa che i militari hanno fatto con questi denari è stata quella di comprarsi il potere. Questo ovviamente non è che lo dico io, questo lo diceva negli anni 70 Simon Melman, che ci diceva che da quando il Pentagono aveva acquisito la capacità di distribuire esso stesso denaro, stava facendo lo Stato parallelo. Melman lo chiama uno Stato nello Stato, cioè con questa gigantesca spesa militare che loro ci prelevano, i militari finanziano il proprio potere. Nel momento in cui questo gigantesco movimento di espansione del disordine geopolitico, che è il paradigma attraverso cui la classe armata riproduce se stessa e soddisfa i propri bisogni, è andata a scontrarsi, dopo aver disordinato tutto quello che poteva, con la Russia, e probabilmente poi sta comunque urtando già con la Cina, dove ci sono le neoborghesie russa e cinese che vogliono svilupparsi, le quali utilizzano quei denari ovviamente per uno strumento militare che invece serva esattamente ai loro scopi. Quindi la spesa militare occidentale non è sufficiente agli scopi del capitalismo perché è stata utilizzata in maniera autonoma dalla classe militare, la classe armata, per riprodurre il proprio potere. Quindi qui noi vediamo esattamente che c'è, e quindi adesso in questo momento loro hanno bisogno di un raddoppio di queste spese, perché devono fronteggiare la situazione di questa guerra, in cui cosa sta succedendo? Ecco il pericolo gravissimo di questa guerra, perché se è vero che questa guerra è una guerra esistenziale per la Russia, non lo è per l'Occidente inteso come borghesia, ma lo è invece esistenziale per questo potere militare, perché perdere questa guerra ovviamente arresterebbe l'evidenza, diciamo, presso le pubbliche opinioni occidentali della necessità storica, diciamo, della direzione militare di questo momento, e quindi loro andrebbero a crollare con le spese militari.
Tanto è vero, e Chiaro. concludo, che proprio ultimamente c'è stato uno scontro al calor bianco molto interessante fra Tito Boeri, che è stato dirigente dell'INPS, e il potere militare, perché Tito Boeri a un certo punto, a 8,5, si è lamentato di quanto costi noi militari, le spese militari, e ha rimproverato la struttura militare dicendo in Italia 6 euro su 10 vanno al personale, è una misura spropositata, e ha detto i generali prendono una pensione più di tutti doppia di quello che versano, il che ha provocato delle immediate, vi ho mandato no, non vi ho mandato comunque ci sono dei Twitter, lo trovate su Twitter, c'è stato uno scambio incandescente su Twitter perché Crosetto è intervenuto, Crosetto uomo del Pentagono, Crosetto uomo dell'industria militare appunto, è intervenuto attaccando violentemente Tito Boeri, e così hanno fatto anche attenzione i sindacati militari, altra prova questo della sindacalizzazione dell'esercito professionale di una fase in cui questa classe sociale, che ancora non ha coscienza di classe, ma attraverso i sindacati comincia a sviluppare dei processi che portano alla coscienza di classe, come ci ricordava Hobsbawm nel Trionfo della Borghesia, quando ci dice che appunto il sindacalismo è stato uno dei meccanismi fondamentali per il processo di acquisizione della coscienza di classe del proletariato. Insomma, la situazione è questa, è Chiaro, chiaro, molto, la materia è tantissima, chiarissimo. però No, insomma, no, no, allora, abbiamo dato infatti, delle. cioè, lo volevo, per concludere, volevo appunto sottolineare questo, cioè che è un argomento ampissimo, te ci hai dedicato centinaia di pagine, quindi consiglio, diciamo, i nostri Beh, ascoltatori dieci a anni, sono leggere o se... Ecco, dieci anni infatti, che sto sì, sul pezzo. sono, diciamo, insomma, le sue sono ricerche molto molto documentate. Quindi grazie mille intanto, David, per questa, diciamo, Grazie, questa grazie a introduzione voi. al tuo lavoro. Speriamo che ci saranno, insomma, altre Sì, occasioni. qualche E approfondimento possiamo ringrazio farlo. assolutamente. Sì, assolutamente, assolutamente. E ringrazio Gabriele Germani, ringrazio Mario Ferdinandi in regia. E saluto tutti gli Otteliner, ci vediamo alla prossima puntata. A presto. Grazie a tutti.